Per favore, ti fai vedere ancora? Aspetta che provo a andare lì nell'angolo. Allora, se vuoi possiamo riaccenderla. No, no, io... Allora... Guardalo, guarda! Eccolo! Aspetta, Sabi, prova a alzare un braccio. No, sono io. Ah, allora era lì. E quindi confermiamo. Allora era lì. Adesso qua ci sono io. Allora era lì. E prima era quindi, uscita quella cosina. Quindi può essere che non era piccolo, non era un bambino. No, può essere un... Ah, ok. Diciamo cosa stiamo facendo intanto. Sì, stiamo testando l'SLS, la Kinect statica. Magari probabilmente l'avete già visto su qualche altro programma, viene usata portatile, utilizzata con un tablet. Praticamente questa fa la stessa cosa, anziché utilizzarla col tablet la stiamo utilizzando col portatile. Praticamente è nato come fa la mappatura del corpo umano, se vedete a diversi punti, ed era nata come strumento di gioco per l'Xbox, e poi si è scoperto che dove non c'era comunque una figura umana, spesso quando era accesa mappava dello scheletro come se ci fossero delle figure umane, come se qualcuno fosse lì quando invece non c'era nessuno, interagendo, chiedendo alla figura che compariva di fare specifiche determinate azioni tipo alzare un braccio, salutare, alzare una gamba o muoversi, si è scoperto che la Kinect è capace di mappare, si crede che sia capace comunque di mappare presenze. E poco fa, purtroppo non avevo fatto partire la registrazione, l'avevamo appena acceso, dove la Sabrina adesso abbiamo rilevato, ci mappava comunque una presenza nell'angolo, e gli avevo chiesto di alzare il braccio, non lo ha fatto immediatamente, no, ma dopo qualche minuto ha sollevato il braccio come se ci stesse salutando. Cristina ha provato ad avvicinare il braccio, sembrava che si stesse allontanando, come sì, timido, non farsi toccare, ed è scomparso, è ricomparso poco fa, sì, succede spesso con la Kinect che vedi scomparire, riapparire, e purtroppo non stavo registrando, però è un buon segno, funziona, tutte le impostazioni che avevo messo sono contento, stanno dando vuol dire che sono giusti, stavolta non l'ho toppato, stanno funzionando. Vi faccio vedere il monitor, praticamente, adesso ci siamo noi, questa, se io alzo il braccio, saluto, ciao. C'è Cree e c'è Robert. Allora, Robert sta facendo dei movimenti strani. Praticamente le gambe non mi sta il... Mettiti più davanti alla... Mettetevi davanti, bene, fermi. Ecco, adesso... Fermi immobili. Okay. Ok, adesso chiedo sia a Robert che a Cree di alzare il braccio destro. Ok, mettetelo giù. Adesso alzate il braccio sinistro. Ok, mettetelo giù. Non alzate le gambe. Adesso ci mettiamo a ballare. Vuoi anche ballare? Ecco, praticamente prima tra noi è comparsa una figura di forma più piccola da queste due forme, sulla sinistra della Cristina, dove sta indicando, ed era una presunta entità. Anche perché poi prima di scomparire è andata su sul muro, è andata salendo. Quindi vuol dire che è salita su verso l'angolo, poi è andata via. No, almeno è contento che sta funzionando. Di lì ci sono... Allora, questo pezzo là nella caldaia, e di lì ad angolo ci sono i vecchi spogliatoi di una volta del campo sportivo. Ok. E qui sotto ci deve essere stato qualcosa di strano comunque. Anche esatto, perché siamo scesi qua sotto per un motivo specifico. Sì. Per vedere se probabilmente ci siano delle si intersecano, se riusciamo a rilevare qualcosa, perché pare che l'energia sia particolarmente, ci sia un'energia positiva comunque, sì, non... palpabile comunque, perché quando si scende qua sotto è palpabile, perché ancora come sono sceso non so perché, ma è ancora come scendo qua sotto la bocca dello stomaco palpabile, perché ancora come sono sceso non so perché, ma è ancora come scendo qua sotto la bocca dello stomaco. Come scendo qua sotto la bocca dello stomaco.
Sì, la senti anche tu. Sì. Prima mi ha preso anche la gola e l'orecchio, ma adesso quando sono scesi la seconda volta ce l'ho ancora la bocca dello stomaco, ma non. Però sì, chiaramente nulla di negativo, si sente che c'è dell'energia, non è assolutamente negativo. Grazie. Esatto, energia positiva. Stiamo sperimentando nella mia zona meditativa e nella anche sala ospiti. Sì, diciamo. Sì, no, si avverte l'energia. Se ci sei, se c'è qualcuno, ma senz'altro, perché non mi lasciate mai sola, fatevi vedere. No, io sto qui, mi sto lontano. Adesso Robert si è spostato, è arrivata Sabrina. Adesso vi faccio vedere dal monitor. In questo momento c'è Cristina a sinistra e Sabrina a destra. Vieni qui, ti do la mano. Vieni. Scusa un attimo, Robby, sullo schermo di lì, che io sono in rosa. Sì. Dove ho la mano? Cos'è quella cosa che fa così? Probabilmente il riflesso, scusate, passo un secondo, il riflesso su lì, sulla lanterna. Ah, ok. Ok, sì. Sì, dovrebbe fare anche la mappatura degli oggetti. Te la fa anche degli oggetti in in quelli infrarossi. Uh-huh. Adesso perché non abbiamo magari un'aggiuntiva infrarossi, ma se ti fai anche l'aggiuntiva infrarossi vedi meglio anche gli oggetti attorno. Se non sbaglio. Oh cavolo. Che cosa è successo? Si è spento tutto. Non ti preoccupare. Cosa mia così? No, si è spento il computer? Sì. No. Ah, è andato via per un attimo, probabilmente dopo un po' va via il... Sì. Allora, vedete le figure, adesso vi faccio vedere praticamente... Però mi devi... Ah no, però adesso con la luce accesa si vedono le figure, ok. Se sei ancora qui... Puoi spegnere la luce, Robby? Sì. Ok. Potresti tornare ancora qui? Cosa stai facendo, Cree? C'ho due monetine in tasca. Ecco. Sì, praticamente quando... magari tu stai coprendo appena, quando la telecamera non riesce a mappare, sì, la parte del corpo, parte per conto suo, vanno più... Sì, praticamente quando... magari tu stai coprendo appena... Quando la telecamera non riesce a mappare, sì, la parte del corpo, parte per conto suo, vanno più. Entità? Bimbo? O adulto? Che cos'è stato? Cree, hai acceso il Tascam? No. Hai sentito? Ma ci passano dei tubi qui? No. Passa solo il tubo del fai bar. No. Fai la prova delle righine, dai. No. Allora forse qualcuno aveva ragione? Che il muro parlava? Avanti, torna qua nella stanza con noi. Dai. Per favore. Dai, vogliamo vederti ancora. Non ti facciamo del male. Per favore. Prendi la mia mano. Voglio fare una cosa. Allora. Sabri si è seduta. Abbasso la telecamera. Vado un attimo in meditazione. Aspetta. T-
Tanta roba, tu stai registrando, no? Sì, sì, sto andando. Poi il file me lo puoi... Sì. So che sei qui, per favore. Puoi farti rivedere un attimo nello schermo. Ha mappato qualcosa per una frazione di secondo sulla mano a sinistra della Sabri, sì, in basso. Sì. Però nota una è ferma, vedi l'altra come continua a andare? Sì, sì. Quindi le mappa tutte e due alla stessa maniera. Io ho qualcosa in mano sulla mano sinistra. Infatti la gamba, quella tende verso la sinistra. Prima sulla tua la parte sinistra della mano c'è stata una frazione di secondo che ha mappato. Io ho qualcosa di pesantissimo, come se, tra l'altro come se sentissi pulsare. Come se fosse un cuore che pulsa e ho come bruciare nel centro del palmo della mano. E ti dirò, fa un movimento strano. È vero. La vedi la parte sinistra? La pallina. Sì. Che dall'altra parte lo fa lieve. Prima ma lo faceva parte, di là. Adesso dalla parte dove sta dicendo che sente, vedi come sembra che appunto che sta pulsando. Tac, tac, tac. Beh, sembra un battito, vero, tu, vero. Tu. Adesso si rallenta, riprende, tu. E invece non lo fa dalla destra, vedi? No. E la Sabri è stata immobile.
riesco a capire. Le mie gambe sono fermissime. Sì, sì. Infatti vedi, una te la legge normale. Perché prima te la legge. Eccolo. Che miseria. Vai, Ramo, riprendi. Stai riprendendo anche. Guarda, come se sei seduto sul divano, di lato sul divano. Sì, sì. Le gambe fuori sedute sul divano. No, era mezz'ora che lo chiamavo. Oh, porca miseria. Lo prendevo comunque. Gente. Ciao. Ciao. Potresti alzare la mano a salutarci? Sei comodo sul divano, comoda. Cioè, guarda come è seduto sul divano. Allucinante. Con le due gambe fuori di lato. Cioè, una appoggiata sul divano, le due gambe fuori di lato e una mano appoggiata sul divano. Oh, porca miseria. Oh, hai paura, no? No, non spaventarti, non spaventarti. È andato via. Le due gambe fuori di lato e una mano appoggiata sul divano. Oh, porca miseria. Oh, hai paura, no? No, non spaventarti, non spaventarti. È andato via. Incredibile. Ma hai visto come è andato seduta? Via con tutte le fatiche che ho. Mamma mia, no, è stato pazzesco. Avete visto come era seduto o seduta? Veramente. È stato pazzesco. Così. Che poi io voglio dire, è scappato via, ma io mi avvicinavo al monitor. Ah. Cioè, in teoria era vicino a te. Lui si vede lì o lei si vede lì. Dici? Vieni, ancora una volta. Ok, vedevo. Mamma, è stato impressionante. Madonna. Cioè, beh, secondo me era incredibile. È la stessa presenza di prima, perché era piccola come prima. Vieni. Vabbè, comunque poi è perché c'è il di San filmato. Ferma, no, io ho ripreso lo adesso stesso. Adesso sta facendo l'altra gamba. Ma sono fermo. Quello non riesco a capire. Io ho ripreso. Vedi, prima te la mappa normale. Adesso l'altra invece sta facendo. Sì, ma anche la mia mano. Però nel punto. Guarda che arriva qualcosa. Oddio. Io sono fermissima. Mm. Dai, vieni. Lo vedi nella mia mano che ferma? Sì. Vieni. Sai perché, ragazzi, ve lo dico io. Mm. Perché metà corpo non lo sto già più sentendo. Vieni. Vieni. Non avere paura, dai. Noi siamo contenti se ti fai vedere, se vieni qua con noi. Spettacolo come era seduto sul divano. Incredibile. Dai, fatti vedere ancora una volta. Dai, ancora una. Dai. Il ballo di San Vito. A me mi ha detto una botta di brividi. Mamma mia, io c'ho stato emozionante. Io ho la pelle d'oca nella schiena. Vieni. No, non credi. Non farmi fare tutta la meditazione ancora. All'inizio, appena siamo venuti giù, secondo me si è incuriosito e si è fatto vedere subito. Dai, vieni. Dai, ancora sedi sul divano come hai sentito adesso. Cioè, scioccante, in una posizione. Io guarda, Roby, spero tanto che hai registrato. Guarda. Perché io ho registrato, però io poi. Sta andando in registrazione. Mi raccomando, perché è una roba pazzesca, quella che abbiamo ripreso adesso. Vieni in braccio a me. Adesso vieni in braccio, mi cappotto. Vieni in braccio a me. Dai. Vieni. Vedi che quella gamba lì è anomala. Sì, perché sono fermissima. Perché l'altra gliela riprende normale, adesso ci sono altre. Prima era quella. E poi è proprio davanti al monitor, quindi la posizione dovrebbe essere perfetta. Ho abbassato apposta la telecamera. Guarda, sembra che l'hai allungata a dismisura. Sì, che sei lì così. Sì. Cioè, l'altra gliela prende. Sono le mie gambe. Sì, sì, le gambe della Sabri sono. Vieni in braccio a me, vieni. Calcola che è nel punto. Dove c'è l'acqua. Esatto, dove prima. Dove ok. Per quello che perfetto, vieni. Allora. Vieni in braccio qua da me. Un secondo solo, mi faresti felice. Io c'ho la mano ferma perché è impazzita. È vero. Sta arrivando qualcosa. Ti appoggio un secondo sul divano. Dai. Vieni. Non so
sono io. Ah, oh, ok, che va bene. Sono io, scusate. Vieni. Hai visto che poi non può essere una mappatura per errore, perché no, tu sei seduto. Quando ho visto la posizione mi sono girato a guardare, ho detto cazzo, è seduto col culo sul divano, sì, le gambe crescono a cavallate, sta sempre indietro nella stessa distanza, sì, di come si presenta. Vieni qua in braccio, sì, dai, vieni. Mi metto sul divano. Dai, mettiti giù sul divano. Volevo far vedere il movimento al monitor. La Sabra si è spostata e si è messa sul divano. Puoi venire in braccio, puoi venire alla mia sinistra, alla mia destra. Non hai paura, non so se sei spaventato, hai visto quando è andato via in maniera strana. Infatti. Perché prima, la prima volta l'abbiamo vista, è andata via salendo sul muro. Sì. Stavolta invece come se si fosse spaventato. Però non aver paura. Noi non ti vogliamo far del male. Allora, cambio un attimo posizione. Robby, vieni di qua vicino alla Cree. Prendo la mappa. Sì. Forse troppo distante. Ah, ok. Sì, no, delle volte scompare, fa degli intervalli di 3-4 secondi. Vieni qua da me. Dio, se non c'era il divano magari avrei detto. Ma porca. Però era proprio. Cioè... Dai, vieni beh, qua. Però già due volte. Allora, vabbè, peccato la prima che non siamo riusciti a registrare, ma questa qua è stata pazzesca. Sì, questa è stata amici, la seconda è stata amici proprio. Così, e mangio sul divano. Sì, sì. Cioè, aiuto. Vieni. Aiuto. Puoi andare tu, Cri. Cri, prova a sederti tu. Dai, facciamo 5 minuti tutti di prova. Eccoci qua. Mi ha fatto un cambio. Vieni qua vicino a me. Che te non scherzi con le gambe. No, infatti. Sto facendo un balletto russo, praticamente. Il tap. Il casaccio. Hai voglia di sederti qua vicino a me? Ma sai che... Cosa? Non riesco a capire quei tre pallini. Questi due pallini gialli lì... sta mappando qualcosa che non è del tuo corpo. Sei qua alla mia destra? Perché li mappa anche qui. Ah, ecco, è vero, sì. E va dal cuore. Però non fanno parte. Non fanno parte della tua. Adesso sono scomparsi. Adesso è diventato normale. Perché ho allungato. Ho la mano. No, però erano qua sulla gamba, ce l'avevi due pallini qua gialli sulla gamba che stavano fissi, non si muovevano con la scheletratura dell'immagine. Vedi? Sì. Adesso sono quelli della mano. Sì. Adesso sono quelli della mano. Sì. Adesso sono quelli della mano. Allora, sì, mettiamoli così. No, prima stava mappando qualcosa che non era, con due pallini lì non facevano parte della tua figura. Hai voglia di venire qua vicino a me? Perché anche tu, tu stavi meditando e avevi spostato la mano, c'era stata una frazione di secondo che avevamo mappato qualcosa sulla tua mano, quando dicevi la sento pulsare e vedi che adesso guarda come la differenza, i polsi suoi come sono fermi. Il tuo invece proprio pulsava, sembrava battito cardiaco, si muoveva, faceva tutto. Io avevo gli occhi chiusi. Tu. E io qua sentivo come un coso pesante, come sentirti così. Peso sulla mano. E infatti poco dopo è apparsa la figura. Sei ancora qua con noi? Si sta registrando, comunque confermo. Io ho il terrore che... Guarda, anch'io adesso mi hai fatto due volte il dubbio, l'ho riguardato. Dai, fatti vedere ancora una volta. Poi ti lasciamo in pace, promettiamo, davvero.
Hai visto che non ti abbiamo fatto niente? Fatti vedere ancora una volta, qui nella stanza accanto a Cristina. Abbiamo visto che ti piace stare nell'angolo vicino al divano. Sei ancora qui? Cos'è stato quel tocco? Ho sentito un tocco. Adesso c'è uno spostamento strano della gamba destra, là nel monitor. Puoi fare un rumore se sei ancora qui? Dai, fatti vedere ancora una volta, ti lasciamo in pace, promesso. No, ma è incredibile come si spostava quando io allungavo la mano, cioè... Sì, con il dire, non toccarmi, si tirava indietro, cioè... La batteria sta... Capottando. Si sta esaurendo, dai. Non c'ho... Dai, no, non ho più ancora pochissimo. Mettiteli due, io tengo secondi. Wow. Allora, metto proprio qua davanti. Adesso provo a stare immobile. Hai il mio collo. È partita la gambetta. È partita la gambetta. Bimbo, bimba? Sì, magari poi non è un bambino o una bambina. Ma non so, mi dà l'idea di essere una presenza, non so, un bambino, una bambina, non so perché. Sei ancora qui? Hai voglia di sederti qua di fianco a me? Non avevo paura. Secondo. Vedi io. Allora, sì, la gamba destra non la registra perché c'è... Forse è troppo in basso. Okay. Ah. No, ho il cuscino. Però prima era completamente davanti e c'era quella lì che partiva. Vero. Allora, se io provo ad allungarle così vanno in movimento perché non le registra, giusto? Ecco, così adesso si prende bene. Ok, adesso io sono, adesso è ferma. Allora, il pallino che si muove è la mano? Sì, ma è la destra o la sinistra? È la destra. Io muovila. No, è la sinistra. È la sinistra. Bimbo, dai, fatti vedere un attimino. Dai. Ancora pochi secondi, dai. Vieni qua vicino a me. Non ti faccio male, guarda, sto immobile. Sto immobile, non mi muovo. Dai, ancora per salutarci. Dai, poi dai. Ce ne andiamo, che ritorniamo a casa, andiamo a casa nostra. Tu vai con loro? No, stai qua con le tue sabri, i suoi cagnolini, i suoi gattini. Adesso ho capito perché viene giù Camillo, perché ti fa fare le coccole. Vedi? Ma ci viene già giocare, qua. Sì, Camillo mi manda le carote. Dai, facci vedere, non ti facciamo niente, giuro. Vado a prendere Camillo?
Dai, fatti vedere, ci saluti, poi ti lasciamo in pace, andiamo a casa anche noi. E non ci segui. No, no. Ti stai con la zia. No, secondo me la seconda volta si è spaventato troppo. Sì. È andato via in maniera strana la seconda volta, infatti. È andato via in maniera troppo strana. Infatti, vieni, prova Roby, guarda. State lì. Vieni esatto. Qui. Ecco. Vieni qui tra me e la ramo. Dai che ci salutiamo. Dai. Vieni che ci salutiamo. Mi dice che cacchio mi saluti, che tanto sono qua. Per quello non si vuole fare decisione, salutiamo, io non voglio andare da nessuno. Ma perché parte, magari sì, lui rimane giù. Sì, educato, sì, sì. Educata, saluta gli amici. Eccomi, eccomi. Dai, facciamo, vedere. Facciamola, la, vieni qua, prima che mi muore il tutto. Allora, ragazzi, speriamo di aver fatto una cosa. Speriamo. Vabbè, quella, guarda, dovrebbe essere andato, sta ancora registrando, quindi il, la vedremo poi. Il filmato dovrebbe essere salvo. Con questo video concludiamo qua la serata. È stata veramente molto molto interessante, Roby. Eh sì, sì, veramente. Sì, sì. Bello, bello. Speriamo sono di poterlo utilizzare sicuramente poi per le prossime indagini. Sì, sì, sì. Batteria quasi scarica. Bene. Siamo tutti scarichi. E con questo vi salutiamo. Ciao. Ciao. Ciao.